cerca di scavarsi una nuova forma, che però non ha ancora raggiunto l'equilibrio, altrimenti noi non continueremo ad osservare un'erosione. Ma mi chiedo, questo studio che fate voi giustamente come ricercatori, che inquadra tutta la questione in maniera precisa, nel dettaglio e unitariamente, ma non ci sono, qual è l'ente, cos'è il magistrato alle acque, cioè chi è che dovrebbe vigilare sul sia mantenimento, il porto, il magistrato alle acque, qual è l'ente? Ce n'è di più e alla fine non vigila nessuno? Cioè come funziona? Forse sono troppi per questo. Chiaramente sulla morfologia lagunare è il magistrato che ha il controllo e la responsabilità. Però in questo caso, trattandosi di un canale portuale, ho la sensazione che ci C'è sia anche un l'autorità. interesse da parte del porto, nel senso al controllo e alla. Tant'è che il porto fa i propri controlli, sono sicuro che loro hanno delle battimetrie molto aggiornate e le effettuano di frequente anche per tenere sott'occhio l'evoluzione del franco di navigazione. Quindi sì, essendo un interesse nazionale quello del porto, penso addirittura vada al di sopra. Però avevamo promesso di rispondere a tutte e due le tue domande. Sì, Allora, la prima era giusto. quella della morfologia. E direi che lì ti ho in qualche modo risposto, perché non si tratta solo della laguna, ma del canale stesso. Ovvio che tutta questo adattamento che il canale continua a prendersi, diciamo così, lo fa a spese della morfologia lagunare. Poi possiamo magari vedere dove sono i punti in cui si insiste di più. Volevo farti vedere questo video di esempio e se mi dai ancora un secondo ti condivido lo schermo, quindi dovrebbe essere visibile anche per la registrazione. Eccolo qui. Allora, questa è una post-Panamax in transito nel canale dei petroli. Mi confermi che la Sì, vedi? Costco Ecco, Shipping. di per sé non fa un grossissimo effetto nel canale, non si vede un'onda, l'onda di scia è trascurabile, si vede solo la depressione al di sotto della scritta Shipping qui, si vede che è un po' più basso, no? Ecco, questa depressione è quella che fa muovere l'acqua verso il canale nella fase iniziale della perturbazione. Poi, quando la nave è passata, l'acqua ritorna, seguendo, diciamo così, la direzione del canale, lambendo la riva e creando questo forte fronte turbolento che vedete. Sembra poco visto così, ma sicuro che quando lo vedi da vicino è una perturbazione molto importante. Tant'è che sulle immagini successive, adesso vediamo per esempio ad est sui bassi fondali, vediamo l'onda nel basso fondo. Qui stiamo parlando di un 90 centimetri, un metro circa, quando il fondale lì è 2 metri, insomma, quindi è un'onda che è la metà della profondità effettiva. Immaginate se un'onda così succedesse in Adriatico, siamo in una condizione di forte tempesta, perché quando hai 10 metri siamo a livello delle tempeste storiche, diciamo, per l'alto Adriatico nella zona di Venezia. Qui si vede ancora la depressione sul fianco della nave e in questo prossimo quadro, ecco, vediamo proprio piano piano formarsi delle cascatelle di acqua sul margine della cassa di colmata qui, di acqua che va verso il canale, ecco, la si vede nella parte centrale qui. Ovviamente questo è un fenomeno che crea erosione perché muove molta sabbia, come si vede, Si vede. molto materiale del fondo. E poi l'onda che arriva a riempire, anche qui si vedono sulla riva della cassa, l'acqua che fluisce verso il canale, prima dell'arrivo dell'onda grossa che poi travolge tutto. Ecco, questa per la sua lunghezza è un po' come. E qui vengo alla seconda domanda che avevi fatto prima. Si tratta di una perturbazione che ha una lunghezza di circa 40 secondi, il tempo in cui la nave passa, no? E dura grosso modo quasi l'intera durata del transito della chiglia. La chiglia è 300 metri, quindi ci sono quei 40 secondi per avere il passaggio. E questa è la durata all'incirca della perturbazione, no? Al di là della risospensione che vediamo anche sul fondo, perché questa nave, pur essendo vuota, vedete che il bulbo è fuori, è semivuota. Pur essendo semivuota, è in grado di creare questo effetto qui. Immaginiamo se dovesse passare a 2/3 del carico, pieno carico dubito che possa entrare, ma a 2/3 del carico sì, quindi potrebbe fare effetti molto più grossi. Però ecco, questo è quello che si potrebbe osservare. Allora, la seconda domanda tua si riferiva, ricordamela.
Allora, una era la questione delle grandi navi, la compatibilità delle grandi Sì, navi, e quella l'altra latura. era quella della protezione con argini in pietra o Esatto, altro, ecco, quelle che sono state scusami, mi era sfuggito un ipotizzate. secondo, stavo parlando di questo proprio. Allora, per la lunghezza di questa perturbazione, in qualche modo è un po' come le onde lunghe della radio, no? Che le senti ovunque in tutto il mondo perché sono proprio per la loro caratteristica, riescono ad aggirare gli ostacoli e propagarsi al di là di quelle che sono degli ostacoli che potrebbero confinarle, no? E la difficoltà di proteggere un margine di un canale di navigazione come questo da questo tipo di perturbazione sta proprio nella natura dell'onda, che è in grado in qualche modo di raggirare. Questi sono tutti fondali, se torniamo anche un attimo indietro lo potete vedere, erano stati protetti in vari modi. So che Sì. c'era stata una discussione a fine degli anni 90, hanno fatto degli interventi di protezione, c'era una discussione se fare delle difese rigide o se fare delle difese morbide e mi pare che per volere della soprintendenza si fosse deciso difese morbide, da cui delle burghe, dei sacchi contenenti sabbia che venivano messi a protezione dei fondali. Tutte queste cose, allo stesso modo delle opere rigide, avrebbero comunque un destino breve, una vita, una durata molto breve. Perché te lo dico? Perché nella cassa di Colmata B, che è quella che si vede invece qui scura tra la nave e Fusina, in quest'altro a sinistra dell'immagine, adesso la stiamo perdendo perché si inquadra dall'altro lato. Comunque, in quel margine lì, ma così anche la cassa D, erano tutti protetti inizialmente con roccia. Quindi, a meno di non fare una muraglia in cemento armato, in calcestruzzo, che abbia radici molto profonde, però è difficile fare una protezione. Il problema di fare anche un muro in calcestruzzo rigido si potrebbe dare ancora problemi perché questo potrebbe creare delle riflessioni e portare il problema dall'altro lato, dove è già in qualche modo importante. Quindi no, non è molto chiaro, secondo me tutte queste idee vanno provate prima con delle sperimentazioni Beh, in laboratorio, ci lo sono diciamo dei in ambito laboratori. lagunare in cui si è dato spazio al Mose senza alcuna sperimentazione sul campo. Quindi quando sento un'affermazione del genere mi fa paura, Ci nel sono senso. laboratori e strutture in cui queste sperimentazioni si possono fare. Io recentemente, a febbraio, prima del coronavirus, mi trovavo in Irlanda, ho visitato la struttura di Cork dove fanno studi di onde e sono in grado anche di simulare fenomeni di vario tipo, inclusi questi. Comunque abbiamo anche istituti in Italia che hanno vasche navali in cui si possono fare queste sperimentazioni. Quindi Però mi l'effetto. dicevi che questa è un'onda diversa da quella consueta marina o altro, però forse in vasca, che hai delle profondità limitate, puoi ricreare una situazione analoga? Sì, certo, sì, ci sono addirittura delle vasche molto lunghe come quelle che abbiamo all'Istituto INSEAN di Roma, che adesso è parte del CNR, in cui tu fai transitare uno scafo alla velocità, tutto in scala, alla velocità di progetto di questo scafo, poi vai con i sensori di pressione Vai a dislocati sulla misurare. vasca, vai a vedere che effetto fa. Allora, è difficile simulare una vasca che abbia la forma del contenitore naturale, ma ci sono strutture che consentono di avvicinarsi molto a questa cosa qui. Quindi una prima sperimentazione in laboratorio e poi un progetto pilota di in campo per vedere come si comportano le cose, perché il destino anche alla struttura più rigida possibile è quello che poi comunque è collocata nella sabbia e quando la sabbia si muove se ne va via dal piede della struttura e la fa collassare. Certo. Questo è quello che è successo al vecchio margine di protezione delle casse di Colmata, che era costituito da massi. Questi massi noi li ritroviamo oggi sul fondale della laguna, esattamente dove erano stati collocati inizialmente, ma ad una certa profondità di 2 o 3 metri a seconda della situazione. Ovviamente andando via la sabbia da sotto, questo è quello che è successo. Io ti ricondivido lo schermo per un secondo perché forse riesco a trovarvi il punto in cui si vede questa cosa. Allora, innanzitutto, se
se qualche volta l'immagine si alza verso nord. Ecco, qui vediamo, lo interrompo un secondo, vediamo un vecchio muro di protezione che era stato costruito proprio a salvaguardia dei bassi fondali, che è in parte quasi tutto collassato. Quindi anche per proteggere il basso fondo, era un muro in massi, non era in calcestruzzo. Però i massi, ovviamente, pur pesanti, una volta che gli si toglie la sabbia da sotto, collassano, crollano e quindi la struttura perde la sua efficacia. Questo che vediamo invece a sinistra, non so se riesci a vedere il Sì, puntatore, il mio mouse, questo che vediamo a sinistra era il vecchio muro di contenimento della cassa B, che arrivava fino a questa posizione. La cassa B si trovava molto vicina al canale navigabile, era a circa una cinquantina di metri dalle bricole. Oggi è arretrata di 130 metri caso, in verso virtù di ovest. quest'onda, di Quindi questa. tutto questo specchio d'acqua che ora racchiudo col puntatore del Sì. mouse, questo era tutto terreno che se n'è andato via. Allo Da. stesso modo, dove vedete questo specie di molo Sì. della cassa di E, questo era il vecchio margine e qui era qui il canale, scusate, la cassa di colmata arrivava qui. Tutto questo Senti, è ma materiale rimosso. Le velocità intuitivamente tu mi che stai descrivendo. appaiono dall'analisi di immagini satellite, di immagini aeree disponibili per la zona e dai rilievi fatti in campo, le velocità arrivano ai 4-6 metri anno. Addirittura nella cassa di colmata A c'è stato un anno in cui se ne sono andati via 18 metri circa, variano con la posizione rispetto al canale, ma anche rispetto alla. Al transito delle navi. Sì, ma rispetto anche alla presenza di specchi aperti prima o dopo, per esempio, ci sono delle aperture fra le casse di colmata, no? Allora, come questa risponde dipende un po' dalla litologia del terreno stesso e un po' dalla geometria, diciamo così, ecco, del corpo idrico, che non è semplice, è piuttosto complessa. Senti, tu mi hai Dall'altra parte, dove descritto. noi non vediamo nulla, non è che non succeda niente. Il fondale in prossimità del canale si è approfondito di parecchio, diciamo in prossimità delle bricole di un paio di metri almeno, e poi la cosa va via via diminuendo, come vedete sia gli effetti dell'onda si smorzano nel basso fondo a una certa distanza dal canale, vediamo se riesco a ritrovarli, mi pare che è la parte iniziale, eccolo qua. Allora, l'onda si riduce ovviamente via via. Ma fino a 700 metri all'interno del basso fondo è ancora abbastanza alta, da creare risospensione. E le correnti di trascinamento verso il canale, che abbiamo visto si verificano quando passa la nave, si sentono fino a quella distanza lì. Quindi il sedimento che viene smosso viene anche trascinato via via a intervalli. Ogni passaggio di nave fa un gradino in avanti, diciamo, verso il canale. Interrando il canale, rendendone difficile la gestione perché via via si interra, infatti le lamentele del porto sono quotidiane quasi sulla necessità di scavare. E la necessità di scavare deriva proprio dal fatto che il canale si interra da solo con questo tipo D'altronde è quella la conseguenza naturale di un luogo come quello, di un luogo appunto con una morfologia delicata come la laguna. Senti, una cosa volevo chiederti: tu mi hai descritto, ci hai descritto bene il fenomeno, sia dal punto di vista fisico, nel senso della statica di questi elementi, di questi sassi, delle fondazioni, ma anche dal punto di vista della dinamica dei fluidi. Questa dinamica, però. Ora parlo di nuovo da uomo della strada intuitivamente, per cui non me ne volere. Sono architetto, per cui so che se scavi un canale, naturalmente l'acqua correrà in quel canale. Se tu crei degli argini ancora più rigidi dal punto di vista biologico dell'ossigenazione del resto della laguna e dell'impedimento alla permeabilità dell'acqua marina con le maree di espandersi dappertutto, non continuiamo ad accentuare questa specie di effetto autostrada per l'acqua marina che, spinta dalla marea, arriva direttamente in laguna, trascurando invece il resto della laguna, o è soltanto un'immagine da profani, da No, ignoranti? guarda, allora l'effetto di riduzione, diciamo così, di quella che è l'energia della marea creato dalla morfologia classica della laguna, barene, bassi fondi, eccetera, è documentato, si sa. Ed è chiaro che quando tu fai un'incisione rettilinea, non vai in questa direzione, vai nella direzione opposta. E del resto è stato detto e ridetto da molti, ci sono diverse
idee proposte su come assestare la morfologia della laguna centrale in un ambito di sfruttamento, di prosecuzione dello sfruttamento delle opportunità offerte dal canale navigabile, dal canale dei petroli. E prevedono, per la maggior parte, prevedono, che io sappia, opere morbide, cioè ancora queste barene artificiali, queste strutture in grado in qualche modo anche di ricreare un po' l'ambiente lagunare classico, restituendo habitat e quindi anche probabilmente biodiversità, se ben congegnate, al territorio lagunare, quello che si è perso nel corso del tempo. Sulla resistenza di queste opere io invece sono molto pessimista, temo che anche, e proprio perché sono morbide, proprio perché abbiamo visto cosa succede alle burghe, ai sacchi di sabbia, tutti questi interventi che sono stati fatti già in quest'area, non hanno una durata prolungata. Potrebbero sopravvivere se si entra in un'ottica di manutenzione continua, cioè una tassa giornaliera alle attività del porto che consenta di mantenere queste strutture efficienti, salvo non si cambino le regole della navigazione. Perché qui ci sono diverse cose da tenere presente. La prima è che quando si naviga in questo canale ufficialmente si dovrebbe navigare a 6 nodi, poi per questioni di manovrabilità anche in condizioni di vento eccetera i 6 nodi raramente sono rispettati. Io ho visto sulla stampa per esempio delle rassicurazioni da parte degli organi competenti che la velocità viene rispettata pena le multe. Noi abbiamo le misure AIS di tutte le navi che transitano in laguna da quando abbiamo iniziato questo studio e più recentemente con lo studio Venezia 2021 promosso proprio dal Magistrato alle Acque e fatto in collaborazione con le università e il CNR e Corila, questo consorzio che raggruppa tutti gli enti di ricerca che lavorano sulla laguna, e nelle nostre registrazioni le velocità più frequenti sono intorno agli 8 nodi con punte che arrivano ben oltre i 9-10 nodi, quindi siamo un pochino di più. E su quello che riguarda gli effetti, non è che l'effetto di un, non dico di un raddoppio della velocità, perché in questo caso è una volta e mezza, sembrano piccolezze, però in termini di volumi, di altezze d'onda, eccetera, cambia tantissimo. Non dico esponenziale, ma quasi, insomma, non è che se tu raddoppi la velocità hai non solo è proporzionale. Dei problemi. Potrebbe essere che i problemi diventano 4 volte più grossi, cioè gli impatti diventano 4 volte più grossi. Quindi è tutto da verificare. Di sicuro le velocità non sono regolarmente rispettate. Questo lo sappiamo perché lo dicono le misure, insomma, e le misure non le facciamo noi, sono le navi stesse che trasmettono questi dati. I dati di velocità istantanea vengono trasmessi dalle navi. Li abbiamo, tant'è che quando è successo l'incidente alla nave da crociera nel centro storico, ci sono le tracce della nave, ci sono le velocità punto per punto ed è chiaro cosa è successo, insomma, difficile venirne fuori perché quelli sono i dati che la nave stessa trasmette con il suo GPS di bordo, eccetera, eccetera. Io ho assistito a un'interessante discussione però dal punto di vista della sostenibilità di queste cose. Mi sono trovato un paio d'anni fa a un congresso sugli oceani in Cina che aveva una sessione dedicata proprio alla navigazione e agli impatti e ho visto dei responsabili, dei portavoce in quel momento di un'autorità portuale australiana, il porto di Pilbara, che si pronuncia Pilbara mi sembra, che mostravano proprio l'effetto delle loro politiche di gestione. E fra le varie cose che presentavano, me ne aveva colpito uno in particolare. Loro dicevano che volevano arrivare a una precisione sulle manovre con il GPS di circa 10 centimetri. E io gli dicevo, la domanda che ho fatto subito dopo l'intervento era: ma a cosa vi serve a sapere più o meno 10 centimetri quando una nave di 300 metri, una volta che ha sgarrato di anche 2 metri, è già in crisi, ha già creato un incidente, è già fuori da, diciamo così, ogni limite di sicurezza. E dice perché noi vogliamo sapere esattamente che cosa succede in quel momento. Cioè noi abbiamo il fondale con precisione centimetrica, fatto con rilievi multibeam eseguiti ad alta risoluzione, eseguiti ogni 2 mesi.
dico un intervallo, comunque un intervallo molto frequente rispetto alla classica gestione di un porto. Poi dice, vogliamo sapere esattamente dove si trova la nave e dove la nave ha il GPS posizionato, perché il GPS può essere davanti, può essere dietro, può essere al centro della nave. In base a quella posizione noi sappiamo esattamente dove si trova. Sappiamo anche esattamente come è fatto lo scafo, perché le navi che ammettiamo nel nostro porto ci devono dare le caratteristiche dello scafo, e questa non è una cosa che accade di frequente. Molto spesso le navi entrano in porti, i porti sono all'oscuro delle geometrie degli scafi, sanno il pescaggio, sanno quanto è lunga, ma invece loro vogliono proprio controllare tutti i fenomeni e averne una piena descrizione utilizzando dei modelli per prevedere quello che la nave farà come impatto in Ma termini di onda. in più in una costa oceanica non delicata come quella di un ambiente Sì, lagunare, il porto giusto? potrebbe essere simile all'interno a quello di Venezia, perché comunque hai una profondità limitata, hai un confinamento, eccetera. Però lo dicono, noi vogliamo sapere esattamente tutto in modo da poter prevedere gli impatti e anche garantire una sicurezza. E dice, sai cosa ci ha comportato questa cosa? Ci ha comportato che noi, proprio perché conosciamo tutti i fenomeni esattamente, con cognizione scientifica, con un supporto di una squadra di tecnici validi, oltre che di ricercatori che lavorano in collaborazione con noi, da enti, da università, eccetera, riusciamo anche a caricare la nave di più di quanto non faremmo normalmente. Perché? Perché conosciamo i fenomeni e sappiamo governarli. Quindi possiamo superare quella soglia di sicurezza che ci terremmo se fossimo all'oscuro di tutto. E Certo. quindi ha detto, noi siamo diventati competitivi rispetto ai porti cinesi, pur avendo queste caratteristiche limitate di un piccolo porto, eccetera. E quindi ogni nave che carica tot container in più sono migliaia di dollari. Certo. Quindi noi abbiamo un profitto maggiore. E sai dove li investiamo questi soldi? Mi ha detto, Nello studio. nello studio, nella ricerca, per poter dire, ok, e mi diceva, a fianco del nostro canale navigabile, le tartarughe depongono le uova e la gente paga per venirle a vedere. Ci sono le guide ambientalistiche, le guide, diciamo, i percorsi guidati per vedere i siti naturali. Questa è una cosa che potrebbe essere benissimo anche da noi, non c'è nessun problema, voglio dire, basta Fuori dai denti. investire in conoscenza. È che Certo. questo non viene considerato da noi un target per il business di un porto. Da un lato nel business portuale ci sono le spese, dall'altra ci sono gli introiti, ma nel bilancio non viene considerato il costo sostenuto dalla natura. Questo è il problema del porto di Venezia, che a Venezia la natura sta pagando, come abbiamo visto, le conseguenze di un'attività che però non sono conteggiate nei bilanci. Si No, parla solo di proteggere in il questo canale stesso. senso, mi pare che possiamo salutare con favore, con speranza, l'ipotesi della formazione di un'agenzia per la Laguna di Venezia che si occupi di accorpare tutti i diversi aspetti. Forse potrebbe essere quella la struttura, perché spesso o parli di Mose, poi parli di navi da crociera, poi parli del porto Marghera, poi parli della morfologia, ma non c'è un luogo in cui tutti questi aspetti vengano considerati nella loro complessità e integrità. Certo, No? noi sappiamo che qualche secolo fa già questa agenzia esisteva in Laguna di Venezia. Poi, piano piano, per condizioni storiche, per vicissitudini varie, è stata svuotata delle sue competenze. Devo dire la verità, a me è dispiaciuto molto quando le hanno cambiato anche il nome, no? Quando il magistrato è diventato provveditorato, perché in qualche modo è stata una perdita. Io capisco che si voleva fare, a seguito degli episodi di No, corruzione, si voleva eccetera, dare un si voleva segno, far pulizia con eclatante. il passato, però il cambio di nome non l'ho mai condiviso, perché la parola magistrato dà l'idea di un qualcosa che ha una responsabilità e ha un'autorità E anche la sui parola processi. acqua, acqua, Sì, certo, sì. È il tutto centro è insieme. l'acqua. Cioè, e sulla questione delle acque, devo dire la verità, io sono molto convinto che avesse ragione chi diceva che ci vuole, per governare le acque ci vuole una dittatura, perché non ci possono essere troppe competenze, ci deve essere un'unica autorità che risponde di questo, che chiaramente si basa su un apporto da conoscenze multidisciplinari, Certo. come era sempre stato il magistrato. In questo senso era proprio la vera autorità
in grado di intervenire su questo. Creare un'altra agenzia, sì, se non c'è modo di recuperare queste competenze all'interno di quelle esistenti, mi pare che non possa essere che l'unica ipotesi prospettabile, insomma, ecco. Peccato però che queste ex vecchie istituzioni che avevano competenze su queste cose, piano piano si siano svuotate e abbiano un ruolo puramente burocratico, diciamo, quando non era quella la loro funzione. Io ricordo sempre con grande piacere i lavori che facevo inizialmente nella mia carriera di ricercatore, ma proprio agli inizi quando mi occupavo di dinamica dei fiumi, eccetera, e quando si andavano ad aprire gli annali idrologici creati proprio dall'autorità che aveva competenza sulla laguna, dentro agli annali idrologici c'era una quantità di informazioni incredibile, cioè quella struttura si occupava di raccogliere dati su tutti i fiumi, sulla laguna, a Venezia si misurava regolarmente il trasporto solido nel canale di San Nicolò, era finalizzato, se vogliamo, allo sviluppo della portualità, ma c'erano dei monitoraggi. Oggi a parlare di monitoraggio a un'istituzione che governa un porto in Italia, dice, ma non spetta mica a noi. E piano piano comunque anche chi le doveva fare queste cose le ha dismesse. Io per questioni per questioni economiche, se voglio, per questioni di cambio di competenze, eccetera, ormai è tutto polverizzato. C'è la regione che si occupa di fiumi del bacino scolante, il magistrato non sembra più far nulla per quanto riguarda le misure, se non l'attività di controllo con i laboratori che avevano, non so quanto siano ancora operativi. Sono tutta una serie di cose che in qualche modo hanno perso un controllo unitario.